Buongiorno ragazzi, non potevamo assolutamente finire questo 2019 senza un video dedicato alla moda maschile. Avete apprezzato tantissimo gli altri video che ho fatto e che vi lascio qui sopra nella playlist che ho fatto, tutti dedicati alla moda uomo, con consigli su come vestirsi se si è un po' fuori forma, consigli su come vestirsi nelle occasioni formali, informali, sportive, insomma di tutto e di più. Oggi vediamo come vestirsi bene uomo durante le feste. Vedremo tantissimi consigli utili, vi darò tantissimi consigli sui capi da acquistare assolutamente per le feste e da conservare nell'armadio anche per occasioni differenti. Adesso iniziamo con la sigla e poi via con tutti i capi che dovete assolutamente avere. In prima posizione metto la camicia bianca, è un capo da avere assolutamente a tutte le età, dovreste iniziare ad acquistarle a 12 anni se fosse per me. È un capo classico, senza tempo, moderno, da indossare sia nelle occasioni sportive, formali, informali, insomma va bene sempre, comunque e dovunque. La camicia bianca è comodissima, si abbina decisamente a tutto e sta bene a tutte le fisionomie, state molto molto attenti alla caratteristica del cotone che andrete a scegliere, in quanto se è troppo trasparente rischierete che vi si vedano le parti che non si devono vedere. Quindi state molto attenti nel momento della scelta del tessuto. Inoltre non va bene avere solo una camicia perché come per quanto riguarda tutto l'armadio esistono dei tessuti per le camicie bianche invernali e dei tessuti per le camicie bianche estive. In questo modo vi impediranno di avere freddissimo in inverno e caldissimo in estate. Vi lascio qui sotto qualche link utile. Un completo nero. È un completo classicissimo che dovete assolutamente avere. Un classico pantalone abbinato ad una giacca da conservare per tutte le occasioni, dal matrimonio alla cerimonia super super importante. Va bene anche per le riunioni in ufficio importanti, per i colloqui, insomma va bene per tutto. Lo abbinerete poi a differenti camici in differenti colori o fantasie che avete. Papillon, classico e non solo. Fate una collezione di papillon diversi tra di loro, li abbinerete poi durante l'anno in base alle varie festività, in base ai vari eventi. Acquistatene sicuramente uno nero e uno rosso per le feste di Natale. Ne esistono poi alcuni carinissimi, magari con le renne, magari con i Babbi Natali. Costano pochissimo, quindi potete fare questo investimento anche se lo indosserete una sola volta. Le scarpe eleganti. Sdoganiamo il fatto che, le scarpe sportive vanno bene, sono super cool, abbinate anche ad un completo, ma non si possono indossare sempre. Per esempio, se avete superato i 30 e andate ad un matrimonio, l'ideale sarebbe indossare con il completo un paio di scarpe eleganti vere. Quindi fate in modo di avere nel vostro armadio almeno un paio di scarpe in pelle o similpelle, stringate in vernice. Le Oxford sono le classiche, stanno bene tutti e vi dureranno una vita. I pantaloni classici, magari con una fantasia differente dal solito, oppure in un colore diverso che non andreste mai ad indossare. Potete magari sceglierli in rossi per le feste di Natale oppure il Capodanno, oppure utilizzare una fantasia strana, differente da abbinare ad una camicia monocromatica e ad una giacca o uguale al pantalone o monocromatica. Un completo rosso oppure bianco sono davvero fantastici e per le feste sono qualcosa che farà impazzire tutti e tutte. Da Zara ne propongono diversi ogni anno e hanno un costo davvero molto molto accessibile. Hanno inoltre dei risvolti carini magari in velluto oppure in tessuto simile al completo a contrasto che sono davvero molto molto caratteristici. Vi dureranno inoltre tantissimo perché sono in colori differenti dal solito che non utilizzerete effettivamente tutti i giorni. Le bretelle abbinate ad un papillon nella stessa fantasia o nello stesso colore sono la scelta giusta specialmente per le feste. Ne esistono tantissime carine, per esempio ne ho viste un sacco carine
o tutte rosse, quindi il papillon e la bretella rossa, oppure con verdi con delle renne disegnate, oppure con la faccia di Babbo Natale. Erano carinissime e avevano un prezzo accessibile. Se non sbaglio, da Primark le potete trovare, oppure qui sotto vi lascio qualche link utile. Il fazzoletto, anche detto pochette, che non è, attenzione, la pochette da donna. Il classico fazzoletto da avere da infilare nel taschino della giacca del vostro completo nero oppure colorato per le feste. È un'usanza antica che però è molto molto bella e sarà apprezzato dalle ragazze che vorrete conquistare. I calzini shock. Se il completo è super classico, la camicia è super classica, la cravatta è super classica, magari il papillon è monocolore, il consiglio è quello di puntare su un dettaglio shock che si vede e non si vede. Possono essere le mutande, che però effettivamente non vedrà poi nessuno, se non la vostra compagna che vive con voi, oppure un paio di calzini shock che sono di super tendenza in questo periodo. Ne esistono alcuni carinissimi a tema Natale che non potete assolutamente non avere. Il cappotto nero è un elemento invernale perfetto per le feste che potete poi utilizzare per tutto l'arco dell'inverno. Sceglietelo lungo, provatelo bene e fate un investimento perché vi durerà per tutta la vita. Last but not least, i guanti in pelle. Sono un accessorio davvero gentiluomo che vi renderà unici e vi terrà calde le mani nei freddi giorni invernali. I consigli su come vestirsi durante l'inverno e durante le feste finiscono qui. Spero che questi capi rientrino, nelle vostre scelte per lo shopping natalizio. Noi ci vediamo tutti i giorni nelle stories di Instagram. Non mi resta che augurarvi un buon Natale, un buon Capodanno e delle fantastiche feste e alla prossima! Ciao, sono sempre io, Alice. Non vedi la mia faccia, ma vedi in sovraimpressione un paio di video che ti potrebbero essere utili. Quindi dai un'occhiata alle immagini se ti piacciono, dai un'occhiata ai titoli e clicca per andare a dare un'occhiata anche a questi video. Iscriviti al canale e noi ci vediamo anche adesso nelle stories di Instagram. Alla prossima!